Nicole Evangeline Lilly è un'attrice ed ex modella canadese, nota per la partecipazione nella serie televisiva Lost nel ruolo di Kate Austen e per l'interpretazione di Tauriel nel secondo e terzo film della trilogia dello Hobbit e per il ruolo di Hope Van Dyne all'interno del franchising del Marvel Cinematic Universe. Evangeline Lilly è nata a Fort Saskatchewan, in Alberta, Canada, da una famiglia cristiana battista. Il padre è un insegnante di economia domestica e sua madre è una consulente di bellezza. Ha anche due sorelle. Durante la sua infanzia, la famiglia non ha avuto una televisione. Prima di lasciare la città di Fort Saskatchewan all'età di 10 anni e trasferirsi a Abbotsford, vicino a Vancouver, ha frequentato tre scuole elementari, la Fort Elementary, la Rudolph Henning e la James Monat Elementary. Nel corso di un colloquio telefonico con il giornale locale, The Record, Evangeline è stata citata dicendo: «Quando ero una bambina, la città era piccola. A 5 anni potevo andare in bicicletta dal confine di un paese all'altro. Per me Fort Saskatchewan conserva davvero tanti momenti bellissimi. Lo considero un piccolo rifugio felice». Dopo essersi diplomata alla W.J. Mouat Secondary School di Abbotsford, Lilly ha brevemente servito come missionaria estera e ha vissuto per circa un mese in una capanna costruita con l'erba nelle Filippine all'età di 18 anni. Lilly è stato offerto un posto da missionaria per 2 anni, un'offerta che infine ha rifiutato per volere dei suoi genitori. Successivamente si è iscritta all'Università della Columbia Britannica, dove si è laureata in relazioni internazionali, inoltre è stata una assistente di volo della Royal Airlines. Evangeline Lilly è stata scoperta per le strade di Kelowna dalla Ford Modeling Agency. Anche se inizialmente decise di intraprendere la carriera di modella, andò avanti e firmò con la Ford in ogni caso, per riuscire a pagare l'iscrizione e le spese per l'University of British Columbia. È stata in precedenza in diversi spot televisivi provocatori della Live Links Chatline, un servizio annunciato come il miglior posto per incontrare single, fare amicizie o chattare telefonicamente. La sua immagine è ancora usata per promuovere questo servizio. È inoltre apparsa in Judgment Day, una serie televisiva trasmessa da G4. È apparsa nel film del 2003 Freddy vs. Jason come una ragazza appoggiata contro un armadietto ed in 3 episodi di Smallville facendo delle brevi comparse. È apparsa nella serie horror soprannaturale della ABC Kingdom Hospital. Il primo ruolo di una certa importanza è stato in Lost. Inoltre è comparsa nel film adolescenziale del 2003 Lizzie M.C. Guire, da liceale a popstar come un ufficiale di polizia italiano. Il suo stipendio nel 2004 per Lost è stato di $80,000 per ogni episodio, grazie al suo ruolo nella serie. È stata votata una delle breakout stars del 2004 da Entertainment Weekly. Sebbene si sia piazzata 8ª nella classifica di FHM delle 100 donne più sexy del mondo del 2006 e inizialmente piazzata al 2º posto del Maximum 100 del 2005, si è posizionata al 67º posto nella classifica di Maxim del 2006. Il 14 dicembre 2006 è stata nominata per un Golden Globe come migliore attrice in una serie drammatica. Durante l'estate del 2006 sono state messe in commercio le action figure del suo personaggio in Lost, ovvero Kate Austen. Nel 2010 è stata testimonial L'Oreal e ha partecipato a vari spot pubblicitari. Nel 2011 ha recitato nel film Real Steel. Tra il 2011 ed il 2012 è stata impegnata nelle riprese della trilogia dello Hobbit, trasposizione cinematografica del libro omonimo, comparendo nel 2º e nel 3º film della trilogia nei panni dell'elfa Tauriel. Nel marzo 2014 entra nel cast del cinecomic dei Marvel Studios Ant-Man, in uscita nel 2015, nel ruolo di Hope Van Dyne, figlia del dottore.
Henry Pym. Nell'estate 2018 ha ripreso lo stesso ruolo nel sequel intitolato Ant-Man and the Wasp, il primo film Marvel ad avere nel titolo anche il nome di un'eroina. Nel 2019 torna a vestire i panni di Wasp nel film Avengers, Endgame. Tra i suoi progetti futuri, c'è il thriller Dreamland, diretto da Nicholas Yerretsky, dove affiancherà Armie Hammer e Gary Oldman. È stata sposata con il giocatore di hockey canadese Murray Lone. Nel 2004 ha avuto una relazione con Dominic Manahan. Il 23 maggio 2011 lei ed il fidanzato Norman Cully sono diventati genitori di un maschio, mentre il 23 ottobre 2015 nasce il loro secondo figlio. Nelle versioni in italiano dei suoi film, Evangeline Lilly è stata doppiata da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al canale.